Ora si registrerà la conferenza. Buonasera, allora io sono Massimo Luciani, direttore di ANCI Abruzzo. Teniamo questa sessione di videoconferenza sul progetto SIBATER Banca della Terra, questa volta in collaborazione con l'associazione Borghi Autentici, che in Abruzzo ha un suo forte radicamento, per cui ringrazio l'Associazione Nazionale Borghi Autentici attraverso il suo segretario generale Capelli, che al termine di questa mia prima breve introduzione ci porterà il suo saluto, il suo intervento, e stiamo proseguendo un lavoro che ci vede impegnati con ANCI Nazionale ormai da più di un anno. Oggi sono anche presenti appunto la delegazione, il delegato regionale, il sindaco Salerno e gli altri sindaci e comuni associati in Abruzzo con Borghi Autentici. Questo lavoro è un lavoro di disseminazione di un'opportunità, che è quella appunto della costituzione della Banca della Terra, di questo strumento introdotto con una legge di bilancio del 2017, agganciata a una prima ipotesi di finanziamento, di sostegno attraverso il programma Resto al Sud di Invitalia, ma è uno strumento che ha una sua vita autonoma e oltre questa impostazione. Essere agganciato a un elemento normativo, infatti, abbastanza rilevante, e anche rilevante la possibilità di avere il comune come referente di uno strumento Banca della Terra, perché il comune resta l'elemento più ravvicinato al territorio per poter implementare politiche di messa a patrimonio di risorse come questa. Sapete che ci sono anche in Abruzzo esperienze come la Banca della Terra regionale, ma queste esperienze non hanno avuto un impulso forte perché appunto mancavano di quel raccordo essenziale con i comuni. Lo strumento Banca della Terra Comunale, quindi, è uno strumento che consente ai comuni di conoscere il proprio territorio, di metterlo a sistema, di metterlo a patrimonializzazione. È uno strumento che consente anche di agganciare le terre dei privati. Il lavoro che come ANCI Nazionale sono presenti la dottoressa Simona Elmo di ANCI Nazionale, che segue questo progetto, il dottor Paolo Prosperini, che è il nostro esperto di quelli che affiancano i comuni in Abruzzo nell'adesione e nelle attività amministrative che poi vedremo nel dettaglio, e la dottoressa Barbara Becchi. Dicevo, questo lavoro è un lavoro che non si ferma al semplice censimento, quello è lo strumento iniziale, ma è stato implementato un lavoro di studio, di costruzione di atti amministrativi proprio per sostenere i comuni, ad esempio su tutta la partita appunto delle manifestazioni di interessi nei confronti dei privati per conferire terre alla Banca della Terra del Comune. Faremo il 29 un lavoro di approfondimento sugli usi civici, che nella nostra regione sono un tema molto sentito. Si sta, come dire, cercando di mettere a fuoco tutto ciò che da un punto di vista di criticità i nostri comuni che sono colpiti da un esodo importante di popolazione, che vedono
molti terreni con proprietà frazionate e disseminate anche all'estero, un lavoro, ripeto, amministrativo che possa consentire ai comuni di rimetterle in valore. Io in questo momento mi fermo qui perché poi avremo appunto relazioni tecniche del dottor Prosperini e della dottoressa Elmo. Vorrei che però appunto proprio perché torno a ringraziarli della disponibilità, l'Associazione Borghi Autentici ha dato, diciamo, ha voluto insieme con noi questa appuntamento di informazione per i comuni che aderiscono alla loro associazione, che ripeto, la nostra regione è fortemente e autorevolmente radicata e rappresentata. E poi avremo anche, come avete letto nella lettera d'invito, uno dei comuni di Borghi Autentici che ha già aderito, che ha già mosso dei passi in questo senso. Il comune di Santa Maria con Lorenzo Berardinetti che racconterà insomma il tipo di valorizzazione che ha immaginato per il proprio comune. Quindi mi fermerei qui, dottor Capelli, se vuole lei aggiungere qualcosa. Sì, brevemente, io però non so voi, ma io sento pochissimo. E ho controllato la mia postazione, io sono al massimo del volume, non so se c'è un problema di altra natura. Gli altri Voi mi sentono, sentite bene? io la sento benissimo. Vabbè. Io pure. Probabilmente il problema è mio, del mio computer. Comunque, innanzitutto ringrazio l'ANCI e saluto tutti gli amici presenti e mi fa piacere constatare che la partecipazione a questo incontro è una partecipazione tutto sommato significativa, considerando che la rete dei borghi autentici in Abruzzo, come sapete, supera i 43 comuni e quindi abbiamo una rappresentanza importante nella regione. La Banca della Terra e quindi il progetto promosso dall'ANCI, dall'IFEL, fin dal momento in cui siamo stati contattati per un nostro ruolo di supporto alla promozione e alla disseminazione, ci ha interessati perché diviene elemento e strategia coerente con altri temi che noi portiamo avanti in tutta Italia e anche quindi in Abruzzo. Mi riferisco in particolare al tema della biodiversità agricola e quindi dell'agricoltura di vicinato che nella regione Abruzzo peraltro ha un significato particolare, vista la morfologia dei terreni e del territorio. E il secondo tema che ci sta a cuore è il tema dell'uso del suolo e quindi della gestione sostenibile, delle politiche di urbanizzazione e di gestione del costruito anche in chiave di proiezione, cioè cosa faremo nei prossimi anni, nei prossimi mesi, che tipo di atteggiamento e di strumenti i comuni, le amministrazioni insieme alle comunità vorranno prendere e valorizzare per rendere più importante il già costruito e quindi valorizzare anche l'intorno
gli spazi territoriali intorno al borgo con interventi di altissima sostenibilità ambientale. Il terzo tema che ci sta a cuore, che noi vediamo interconnesso con la Banca della Terra, è il tema dell'agricoltura di qualità, della piccola agricoltura di qualità, e quindi di una diffusione di un processo di costruzione di medie e piccole imprese di produzione, trasformazione di allevamenti e di produzioni agricole in chiave ovviamente biologica, ma anche fortemente biosostenibile da un punto di vista energetico. E quindi favorire la creazione di reti fra imprese per affermare delle politiche di destinazione agricola sul territorio regionale affinché il territorio agricolo non abbandonato possa divenire insieme al borgo una destinazione di interesse per i cittadini, per l'opinione pubblica, anche al fine dell'attrazione degli investimenti oltre a quelli turistici. Quindi, diciamo, questi sono i tre pilastri sui quali l'associazione è impegnata a livello nazionale, nella regione Abruzzo abbiamo già fatto alcune iniziative, vogliamo farne delle altre. E il progetto SIBATER, Banca della Terra, diventa un'occasione di grande opportunità per collaborare in questa direzione. Grazie. Grazie a lei, dottor Capelli. Non so se il sindaco Salerno vuole dire qualcosa adesso. Sì, ti dico adesso, tanto il mio è soltanto un saluto. Allora, ringrazio prima di tutto l'ANCI per questa organizzazione di videoconferenza. Poi saluto tutti i sindaci, saluto Lorenzo Berardinetti che oltre ad essere sindaco è il rappresentante dell'UNCEM. Gli ho mandato un messaggio ma non so se l'ha letto perché ho fatto la delibera d'adesione all'UNCEM, quindi poi gliela spedisco. Noi come comune già ci siamo attivati per il SIPATER perché lo stiamo facendo con la strategia nazionale aree interne. Abbiamo fatto già la delibera di adesione, quindi penso che a breve cominceremo a partire. La nostra idea è quella di, siccome il 90% dei terreni del comune sono incolti, sia privati che comunali, abbiamo intenzione di recuperare soprattutto le vecchie colture, tipo l'ulivo, perché il nostro paese è l'ultimo dove cresce la pianta d'ulivo perché siamo quasi a 600 metri e poi abbiamo una pianta che nasce spontaneamente che è il prugnolo che poi ho scoperto tramite alcune persone che un'azienda che sta in Molise ci fa un antitumorale. Quindi potrebbe essere la nostra intenzione è quella di recuperare anche i terreni privati soprattutto perché la maggior parte sono terreni abbandonati e recuperare le vecchie colture. Soprattutto. Quindi un saluto a tutti e quindi ascolterò con massima attenzione la videoconferenza. Bene, direi di cominciare con Paolo Prosperini, nostro esperto nazionale di SIBATER che segue in particolare i comuni della nostra regione. Allora, buongiorno. Ditemi se un secondo che metto modalità proiezione presentazione, scusate. Ok, la potete vedere? Sì.
la vediamo ancora in modalità presentazione. Chi non è, deve parlare dovrebbe chiudere il microfono, per cortesia. Prego, okay, Paolo. Parto subito, non c'è bisogno di presentazione perché le ha già fatte Massimo, quindi vado subito al nocciolo della presentazione. Scusandomi, cioè, a occhio ho riconosciuto un paio di sindaci che queste cose le hanno sentite diverse volte, e alcuni di questi ce le hanno raccontate anche con maggior dettaglio, come proveremo a illustrare dopo. Sono poche slide, alcuni contenuti sono già stati ripetuti, quindi sarò un po' più rapido su alcune, anche perché poi sono a disposizione e sono sostanzialmente una riduzione di un'enorme produzione di materiali che il progetto Sibater ha fatto fino adesso e che continua a fare. Come già stato detto, in breve, Sibater è l'attuazione di una disposizione normativa contenuta nella legge finanziaria del 2018 che istituiva la Banca della Terra con la finalità di provare a dare una nuova vita alle aree comunali abbandonate, incolto, aree dismesse per quelle, diciamo, non agricole, su una porzione di territorio ben definita. Sono quelle che adesso sono nella programmazione nuova che sta iniziando, corrispondono alle cosiddette regioni in ritardo di sviluppo, sostanzialmente è l'area del centro-sud, escluso il Lazio. Con quale target? Con un target rivolto a mettere in campo delle azioni prevalentemente, poi successivamente spiegherò, farà anche un commento Simona Elmo, prevalentemente alla fascia dei giovani dai 18 ai 40 anni. Questa iniziale configurazione, che coincide, per chi si intende un po' più di sviluppo rurale, con la definizione data dall'Unione Europea dei giovani in agricoltura, era fino a poco tempo fa allineata anche con l'istrumento di supporto Resto al Sud, che negli anni ha visto ampliare la forchetta dell'età, e adesso è possibile farlo fino a 55 anni, quindi è molto più ampio adesso il panorama, almeno dello strumento Resto al Sud. Cosa è Sibater? Sostanzialmente Sibater è appunto l'attuazione attraverso una dinamica progettuale, attraverso un supporto cosiddetto istituzionale, quindi un supporto finalizzato alla crescita della capacità amministrativa dei comuni, rispettando quelle che sono le funzioni previste dal testo unico e dalle leggi e dalle modifiche successive delle competenze dei comuni stessi. Una cosa importante da dire all'inizio è che Sibater non fa assistenza tecnica, fa supporto istituzionale, come vedremo poi nella descrizione dei servizi che sono utilizzabili. I territori target, in parte ve l'ho già detto, sono aree urbane, aree anche rurali e o sistemi territoriali o aggregazioni intercomunali, legacy, comunità montane, unione dei comuni e anche i GAL, che non sono, come dire, soggetto riconosciuto dal testo unico, però svolgono sul territorio un ruolo tendenzialmente molto importante. Vi ho già sostanzialmente indicato quali sono diciamo, i benefici di lungo periodo che si presume potrà apportare, e sulla base di quello che è stato realizzato in questi ultimi mesi diciamo che si stanno verificando questi benefici. Siamo ancora a metà dell'opera, quindi, però qualche cosa tangibile già lo possiamo riscontrare adesso. I servizi, questa è la parte più importante. Allora, i servizi sono articolati in due macro categorie. I servizi trasversali, che vanno dall'informazione specialistica, da alcuni momenti formativi, alcune modalità di supporto tecnico, sia direttamente sia attraverso una serie di vademecum e kit pratici
che sono rivolti sostanzialmente a tutti i comuni, vale a dire l'attività svolta in Abruzzo, prevalentemente con il supporto di ANCI Abruzzo, era indirizzata a tutti i comuni potenzialmente interessati. Nel passaggio successivo dai potenzialmente interessati agli interessati, passaggio che avviene attraverso una delibera di giunta e o di consiglio da parte del comune interessato, si configura una possibilità, sempre a titolo non oneroso, quindi gratuitamente per il comune, di avere una serie di risposte più o meno puntuali per definire il quadro conoscitivo del proprio territorio, una serie di pareri autorevoli fatti da una serie di esperti centralizzati su Roma e la possibilità di avere anche un affiancamento consulenziale nella fase finale dell'attività, che è quella dedicata alla messa a disposizione dei terreni pubblici barra privati a disposizione dei soggetti interessati del territorio. In alcuni casi, lo ha citato Massimo all'inizio, in alcuni casi ben definiti con argomenti abbastanza circostanziati, come sono ad esempio per l'Abruzzo gli usi civici, vengono fatti i laboratori di approfondimento che come sempre sono aperti a tutti i comuni che hanno aderito, ma tendenzialmente quelli che hanno manifestato nella fase di esplicitazione del loro fabbisogno la problematica degli usi civici. Cito questo perché è un'attività che verrà fatta il 29 gennaio prossimo 21, quindi è molto concretamente tangibile. Mi soffermo, ma veramente a titolo molto veloce, perché tutto quello che io sto dicendo di fatto lo trovate sul sito www.sibater.it, che è più che un sito, è un contenitore enorme, un enorme repository di informazioni che vi invito a consultare, anche di informazioni abbastanza dinamiche e di esempi di buone prassi similari, non solo sul territorio delle 8 regioni, ma su tutto il territorio italiano. In questi mesi, grazie, se si può dire, al Covid, l'attività territoriale è stata un pochettino più circoscritta, anzi praticamente annullata. Allora il progetto si è dedicato molto di più all'attività desk, con la produzione di una serie di vademecum a cui proprio in questi ultimi mesi del 2020, cioè nei mesi precedenti del 2020, si è aggiunto una serie di kit che non sono altro che esempi concreti di delibere, di atti, di capitolati, che possono costituire la base assolutamente funzionale affinché il comune adotti i propri atti relativamente al suo interesse. Quali sono questi kit? Io li cito molto velocemente, me ne scuso, ma è molto più utile per voi, una volta che avete queste indicazioni, andarveli a sfogliare, come abbiamo detto a un comune due giorni fa, vattene a sfogliare e poi ne parliamo, perché in molti casi questi kit, che sono molto ben fatti, danno già le risposte senza bisogno di ulteriori affiancamenti. Un primo kit generale è quello che riguarda la conoscenza delle terre pubbliche comunali nelle tre fasi fondamentali, che sono la ricognizione, il censimento e la regolarizzazione rispetto alla normativa vigente. A questo sono stati allegati due kit, uno proprio per la ricognizione e un altro su uno strumento che a mia opinione è molto ma molto interessante, ossia contiene una procedura per l'acquisizione a titolo non espropriativo, evidentemente, dei terreni privati quando questi si trovino in una modalità di essere incolti, inutilizzati o abbandonati, con la spiegazione dei tre vari concetti. Permettetemi un commento, è molto interessante questo kit, perché probabilmente è una delle prime volte che si cerca di mettere l'intero processo in una filiera giuridica che non sottoponga il comune a ricorsi, a percorsi di giustizia amministrativa che renderebbero vano questo tentativo. Il secondo vademecum importante è un vademecum un po' più d'insieme, non fa altro che fotografare
gli interventi dei piani di sviluppo rurale italiani nel periodo di programmazione appena terminato, che hanno avuto come destinatari i comuni. Il terzo vademecum è la fase, come dire, la fase opposta del secondo vademecum, vale a dire una volta che il comune ha acquisito a patrimonio dell'ente terre, siano pubbliche o private, e vuole rivalorizzarle, ha ovviamente un'enorme quantità di opportunità per farlo, però è importante che questa filiera sia definita in maniera molto chiara. Nel vademecum trovate una spiegazione più teorica, concettuale, e poi una serie di proposte, di bozze, di contratti, di contratti per rendere questa operazione, ivi compresa la fase finale, che è quella della contrattualizzazione, per rendere questo processo completo, perché, tornando come diceva Massimo all'inizio, tutto questo processo ha come punto di maggiore importanza il fatto che il comune non solo acquisisca, ma che valorizzi questi terreni privati o pubblici che fino a un certo periodo sono stati incolti o abbandonati. Ultimi due vademecum kit sono uno riguardante, con un focus sul catasto e sui sistemi informativi territoriali, la gestione associata di servizi, perché in molti casi è abbastanza chiaro che gestire questi servizi in forma associata, ad esempio ex articolo 30 del TUEL, dà una garanzia di maggiore efficienza. Infine, e questa è proprio recentissima, parliamo di 10 giorni fa, è stata elaborata una nota tecnica di inquadramento normativo appunto sugli usi civici, che verrà presentata il 29 in un laboratorio molto, molto operativo. Come si aderisce al progetto? Ve l'ho già detto in precedenza, con una delibera di giunta. Cosa è stato fatto sulla regione Abruzzo? Molto, molto, un'attività di informazione e di diffusione con il supporto di ANCI Abruzzo molto importante. Io vi ho citato gli eventi pubblici similari a queste, che al momento hanno portato a uno stato dell'arte, non è aggiornatissimo, me ne scuso, mi mancano un paio di dettagli che non ho inserito nell'ultima settimana. Abbiamo 32 comuni che hanno aderito, 10 la manifestazione di interesse, che non esiste più, ma nel nostro gergo significa che hanno detto: stiamo elaborando la delibera di giunta. Abbiamo completato 3 attività di affiancamento, 10 sono partite, e in questa settimana, ad esempio, 10 sono in corso, in questa settimana sono partite altre 4, se non sbaglio. Quali sono i passaggi successivi rispetto all'adesione? La sistematizzazione e la individuazione del fabbisogno preciso. Il sindaco di Fallo lo ha già detto nel suo caso, ma poi ci sentiremo in una modalità più ristretta per definirla meglio, e poi una serie di laboratori territoriali tipo quello del 29 e o l'avvio del censimento laddove i comuni siano totalmente sforniti di alcuna ricognizione precisa oltre a quella prevista dall'allegato al bilancio di previsione. Molto velocemente vi vorremmo raccontare 3 esempi. Uno è l'esempio del comune di Tollo, insomma il comune di Tollo, il comune di Pereto e il comune di Civitella. 3 esempi che non esauriscono la quantità di modalità di affiancamento e di pareri che stiamo dando. Ora io ho cito l'Abruzzo, ma anche sulle altre 7 regioni. Il comune di Tollo, che aveva un censimento già realizzato, sta lavorando, anche inserito in una modalità con ISPRA, per rendere graficamente questo tipo, cioè la Task Force nazionale sta lavorando per rendere graficamente con un sistema georeferenziato. Parimenti supporterà anche il comune
nella fase finale, quindi quella di elaborazione dei contratti di affidamento dei terreni ai soggetti interessati. Dico lavorerà perché non ci siamo ancora arrivati, siamo abbastanza vicini, però non è, sarà un lavoro del prossimo mese. Col comune di Pereto, che si era già messo avanti, poi mi pare che l'assessore fosse presente, cioè mi pare che sia presente l'assessore, il comune di Pereto si era messo avanti sul censimento e lo abbiamo sostanzialmente aiutato nel cambiamento di status di alcuni terreni, in un iter che aveva avviato necessariamente con la regione, con il servizio sviluppo rurale della regione Abruzzo. Infine, scusatemi la velocità, ma non voglio rubare troppo tempo, col comune di Civitella Alpedena, anch'esso già in possesso di un buon livello di censimento, stiamo lavorando su un bando per il meccanismo del federalismo demaniale per valorizzare una serie di terreni che hanno come punto di riferimento una casa cantoniera e poi fare un processo di valorizzazione di questi terreni. Qui siamo un pochino più indietro perché prima che si possa avviare l'attività deve essere definitivamente acquisito a proprietà del comune l'immobile, la casa cantoniera e i terreni adiacenti. Sono stato velocissimo, sicuramente il sindaco di Pereto è stato fatto un grande lavoro. Concludo dicendo di quelli che sono i riferimenti delle persone sull'Abruzzo, oltre a quelli su base nazionale, e niente, sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Bene, prima di dare la parola a Simona, vi ricordo che questa mattina vi abbiamo inviato per email la bozza di adesione, la delibera di bozza di adesione al progetto della Banca della Terra e anche i due link per i kit amministrativi di cui parlava in questo momento Paolo Prosperini. Darei la parola adesso a Simona Elmo di ANCI Nazionale, che segue per ANCI Nazionale nel referente nazionale il progetto Sibater. Allora, anch'io sarò velocissima perché ho piacere di ascoltare i partecipanti, però volevo ringraziare il presidente Capelli che ha mostrato disponibilità e sensibilità immediata nei confronti del progetto, si è subito mobilitato e nella descrizione, nel racconto del presidente Capelli c'è tutta la coincidenza di intenti e obiettivi tra il nostro progetto e quello che si propone la rete Borghi Autentici. E rispetto alla presentazione di Paolo Prosperini, che è stata veramente completa, senza entrare nel merito, magari se poi avete domande c'entriamo nel merito, però volevo sottolineare l'aspetto, come ha raccontato bene Paolo, di rafforzamento complessivo della capacità amministrativa dei comuni che ci proponiamo di realizzare in un'ottica appunto che non è quella dell'assistenza tecnica, ma di un trasferimento graduale ma permanente di competenze all'interno dell'amministrazione comunale. Che il nostro auspicio è che tutti i metodi, gli strumenti che trasferiamo e costruiamo insieme, adesso abbiamo avviato anche i laboratori di approfondimento, auspichiamo che restino un patrimonio dei dipendenti comunali e che le banche delle terre comunali abbiano appunto maggior fortuna di quella regionale, per esempio, che come diceva bene il direttore Luciani, probabilmente ha mancato di intercettare certi bisogni, certi nodi critici, certe spinte di cui magari avevano bisogno i comuni, e speriamo di recuperare in questo lavoro congiunto. Speriamo anche, una volta che avremo una mole sufficiente e interessante di censimenti ben realizzati dai comuni abruzzesi di terreni disponibili, come ci ricorda sempre
il nostro direttore di poter comunque rafforzare le istanze che già abbiamo portato in Regione Abruzzo circa dei sostegni anche finanziari a progetti che si realizzino in un contesto anche di recupero di terre abbandonate, quindi con un'operazione importante di intervento che diventa un intervento di contesto sul territorio e un intervento generale di sviluppo territoriale, non solo specifico di piano di valorizzazione di un singolo bene. E devo dire che ci stiamo trovando molto bene a lavorare con i comuni abruzzesi, c'è grande disponibilità rispetto agli affiancamenti che abbiamo avviati, c'è grande e buona volontà da parte dei dipendenti comunali che lavorano a supporto degli amministratori che abbiamo incontrato, e questo è un punto fondamentale perché, ripeto, lo diciamo sempre, non ci possiamo sostituire all'amministrazione comunale, ma daremo tutto il supporto possibile perché appunto l'amministrazione si rafforzi e poi cammini con le proprie gambe. Io mi fermo qui, poi eventualmente rispondiamo alle domande, ma come Paolo Prosperini, come direttore Luciani, vorrei sentire gli amministratori, i comuni intervenuti, anche i delegati, ho visto che ci sono alcuni dipendenti delegati. Bene Simona, io direi adesso di far parlare Lorenzo Berardinetti, così racconta, come in parte ha già fatto il sindaco Salerno, il suo punto di vista del lavoro concreto. Prima di che Lorenzo prenda la parola, volevo solo ricordare, aggiungendomi a Simona e a Paolo, diciamo sul versante abruzzese, l'impostazione che ANCI appunto vorrebbe dare a questo lavoro è che alla fine di questo lavoro di disseminazione, di conoscenza, di adesione al progetto Banca della Terra, la nostra idea è di avere un pacchetto di comuni e quindi conseguentemente un pacchetto di ettari, diciamo, di terreno da portare sul tavolo della regione per andare a discutere della nuova programmazione del nuovo piano di sviluppo agricolo regionale, per chiedere delle linee dedicate ai comuni che hanno la Banca della Terra nella nostra regione. Quindi, come vedete, diciamo, è uno strumento a cui si possono agganciare vari pezzi di ragionamento, di implementazione con i diversi livelli istituzionali. Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie. Grazie Massimo, saluto Maurizio Capelli che tanto non ci vediamo. Scusami. Alfredo, il sindaco di Pallo, ho visto sì, controllo sì, sempre le email, ciao Alfredo. Allora, diciamo che il Comune di Santa Maria ha aderito subito con entusiasmo a questo progetto del SIBATER, anche perché come consigliere regionale mi ero fatto promotore insieme al consigliere Smargiassi della legge regionale della Banca della Terra. Forse se la successiva legislatura, l'attuale, avesse dato seguito alla nostra legge, mettendo dei fondi, approvando il regolamento, qualche pezzettino avanti avremmo fatto sicuramente più. Abbiamo sollecitato più di qualche volta, abbiamo approvato in giunta, ma soltanto delle piccole cose che sono state abbandonate. Questo Massimo, farei più che sollecitare la regione per quanto riguarda l'attuazione o l'inserimento nel futuro PSR della Banca della Terra, solleciterei a far approvare questo regolamento che ci permetterebbe di avere qualche euro in più nei piccoli comuni per far sì che delle cose che insieme a Paolo Prosperini abbiamo visto, insieme a Barbara Becchi, all'amica Barbara che saluto, faremo un passettino avanti nei piccoli comuni. Noi piccoli comuni, che la nostra difficoltà è una, faccio l'esempio mio di Santa Maria, il tecnico è uno, è bravissimo, lavora, ma è stato 42 giorni a casa per il Covid. Tante cose che avremmo dovuto fare per mettere in campo tutto il supporto e per l'acquisizione e il censimento dei terreni è andato un po' a rilento. Certo, adesso purtroppo da sindaco sono anche pensionato, cercherò di sostituirmi al tecnico per
accelerare i tempi. Di fatto, vorrei portare come suo massimo l'esperienza del mio comune, del comune di Santa Maria. È vero, faccio il sindaco da tanti anni, per tanti anni ho programmato tante cose che vedevo in prospettiva, per questo ero fatto promotore della legge della Banca della Terra Regione Abruzzo. Di fatto già i terreni abbandonati avevamo fatto sì che qualche cooperativa che era nata in passato, qualche privato, l'avesse già preso in gestione. Vi faccio l'esempio di un castagneto di 32 ettari, già da 10 anni è dato in gestione una piccola cooperativa che, oltre ad aver recuperato i castagneti insieme all'ora arsa con un contributo, fa sì che intorno a questo castagneto si è sviluppato un processo turistico di accoglienza per quanto riguarda i campeggiatori, ci sono tantissimi che vengono. Altri piccoli terreni sempre sono stati messi a disposizione degli allevatori e che anche loro prendono delle con le vite Pasqua dei finanziamenti, in modo che questi terreni in montagna, sempre comunali, vengono utilizzati. L'esperienza, sempre per essere conciso, l'esperienza bella che stiamo vivendo adesso, sempre dopo aver aderito al Banco del Sibater, del progetto Sibater, noi siamo andati avanti avendo costituito nel comune di Santa Maria una cooperativa di comunità. Questa cooperativa di comunità sono circa 36 persone messe insieme e già nello statuto avevo fatto inserire proprio il recupero dei terreni abbandonati. Ma l'idea che mi era venuta, che mi è venuta, che ho accolto con entusiasmo pure il sacerdote, è oltre che i terreni comunali, è entrata la parrocchia nella comunità di comunità con il sacerdote e stiamo recuperando tutti i terreni abbandonati della chiesa, mettendo insieme. Lui, il sacerdote, aveva preso degli extracomunitari, cioè in affidamento di extracomunitari nelle due parrocchie, Santa Maria Capoluogo e la frazione di San Giovanni. E questi ragazzi, ci sono circa sei ragazzi, già dall'anno scorso stanno lavorando sul recupero dei terreni abbandonati, hanno rimesso in funzione tutti questi terreni che la Chiesa non coltiva più e già hanno riprodotto delle patate, delle cipolle, prodotti di nicchia in agricoltura che si facevano allora anticamente il territorio e stiamo recuperando adesso un bosco di castagni, sempre della chiesa, del castagneto, di circa 2 ettari. Quindi di fatto stiamo andando avanti rispetto al censimento, già portando in attuazione il progetto che Sibater ci propone di recuperare questi terreni. Certo, è bello che se tutti quanti insieme, con un progetto per l'Abruzzo, possiamo farlo anche insieme a Borghi Autentici, Maurizio Capelli è bravissimo nell'organizzazione di queste cose, vederci e fare massa critica tutti insieme, i 43 comuni, anche i 43 comuni, proprio per recuperare questi terreni abbandonati e far sì che veramente diamo un segnale, penso, un segnale importante perché con questo Covid qualcosa è successo. È successo nel senso che qualcuno, anzi più di qualcuno, è tornato a vivere i nostri borghi. È stato il Covid, non è stato il Covid, però già l'estate scorsa diciamo che c'è stato questo ritorno nei piccoli comuni montani. Non è che parlo come presidente Lungi, ma parlo come sindaco di un piccolo paese che ha visto proprio incrementarsi il ritorno al turismo. E questi che tornano, in un piccolo esempio, questi sono tornati quell'estate da Roma, da varie parti d'Italia, ad abitare Santa Maria, sono tutti tornati a ricoltivare il piccolo appezzamento di terreno. È stato un fatto proprio strano. E andando in giro per il territorio, noti che ogni giorno c'era un piccolo terreno che era abbandonato e riportato in produzione. Quindi, se noi facciamo un progetto tutti insieme, riportando anche mettendo in rete tutti i nostri comuni, mettendo in rete sia in agricoltura, per esempio, dando un tipo scambio fra le merci in agricoltura che abbiamo nelle varie cooperative che stanno nascendo in tutti questi comuni montani, già facciamo un bellissimo passo avanti, oltre al recupero mettiamo a produzione, mettiamo in vendita, creiamo una piccola economia in tutti questi piccoli paesi abbandonati. Io nel mio paese ho avuto la fortuna, una bella idea, diciamo, di cavalcare molto la parte turistica ambientale con i cammini. Adesso sto facendo un altro cammino, ma il cammino dei briganti che mi porta nel mio paese circa l'anno scorso, da giugno, dopo il Covid, da giugno a ottobre, che dopo c'è stato un fermo per quanto riguarda il cammino, circa 2.600 persone, penso sia importantissimo, importantissimo sviluppare, cercare di andare avanti su queste
questa riscoperta delle camminate, questa riscoperta di cose. Ma dico perché i cammini? Dico il cammino perché tutta la gente che parte da Santa Maria e torna da Santa Maria, quando tornano, cercano tutti i prodotti locali. Quindi recuperare i terreni, mettendo le cooperative in produzione, abbiamo aperto adesso con la cooperativa, dando una mano ad aprire un piccolo bazar negozio al centro della piccola piazza di Santa Maria, che oltre a vendere i gadget, venderanno anche prodotti locali, prodotti di nicchia. Ci sono già tre o quattro ragazzi che hanno aperto l'azienda agricola e stanno riportando in produzione, facendo di tutto e di più anche la farina del grano Solina, penso sia importante. Quindi io come sindaco, e chiudo, sto cercando di do attuazione a questa banca della terra, al Sibater, prima che riesca a fare il censimento. Certo, da qui a qualche giorno cercherò di chiudere il censimento e insieme a Barbara Becchi e Paolo Prosperini lavoreremo insieme al censimento, perché mi sembra importantissimo che l'esperienza dei comuni venga, io copio quando il comune è bravo, venga riprodotta e riportata in altri comuni, in modo che mettiamo in rete tutto questo bel progetto che penso possa essere, come Regione Abruzzo, la prima regione che come porti d'attuazione il Sibater proprio a livello nazionale, e di fatto lo facciamo. Io conosco con Carlo Rossi, che San Vincenzo Val d'Oreto, sta facendo anche lui una cooperativa di comunità. Queste piccole cooperative di comunità che stanno nascendo insieme a confcooperative a livello regionale o cooperative, danno un'opportunità ai giovani sia per restare in questi piccoli paesi, non è che guadagneranno un'economia chissà che, però danno la possibilità di restare qualcosa in questi paesi e possono benissimo recuperare questi terreni. Io ho tantissimi castagneti, è logico che il prossimo obiettivo della Banca della Terra è il recupero dei castagneti che stiamo dando, anche se adesso abbiamo dato 13 ettari di bosco, sempre per dire che è un terreno abbandonato, a un'azienda agrituristica di proprio vedo Antonella di Capistrello, che sta facendo un piccolo insediamento qua. Quindi già c'è di fatto questo recupero dei terreni abbandonati. Quindi andiamo avanti e soprattutto Massimo, direi sia io come presidente dell'Uncime, sia Gian Guido come presidente dell'Anci, dovremmo fare un intervento presso la regione affinché attui la legge approvata della Banca della Terra regionale, dando attuazione al regolamento e mettendo anche dei piccoli fondi, non soltanto tanto come ha fatto la settimana scorsa, prima di Natale, fondi a pioggia a tutti, ma dare anche una piccola possibilità di 5-6 mila euro a comune che ha aderito alla Banca della Terra, sia importante proprio per lo sviluppo di questi piccoli comuni che hanno un tecnico comunale, non hanno tutti questi dipendenti, e tante volte noi amministratori ci sostituiamo a loro dando una mano. Ecco, grazie. Grazie Lorenzo, sono d'accordo, se hai una bozza del regolamento che era in discussione può esserci utile per metterlo appunto nel pacchetto Banca della Terra Abruzzo, diciamo, perché è chiaro che avere una legge regionale, Banca della Terra, che funziona, che ha un suo regolamento attuativo, aiuta tutti i comuni che parteciperanno al progetto delle Banche della Terra, delle Terre Comunali. Gli due No, strumenti sono Massimo, è il stato approvato anche il regolamento, approvato, noi abbiamo approvato anche il regolamento, scusa, c'è tutto regolamento. approvato. Non hanno dato seguito proprio al regolamento approvato, anche il regolamento è stato approvato. L'abbiamo fatto io e Pietro Smargiassi, il consigliere Smargiassi. Approvato in giunta, approvato tutto, c'è tutto approvato. Infatti, Massimo, trovi tutto nel vademecum censimento, perché la Banca delle Terre Abruzzo è stata una delle Allora avevo cose che abbiamo inteso cercato. male io nel suo intervento, quindi il tema è che non è stato dato seguito con i finanziamenti, diciamo. Sì, col finanziamento tutto, sì. Allora si tratta di integrare, ripeto, io penso, Lorenzo, che la partita della programmazione del nuovo PSR, perché lì i fondi ci sono, diciamo, deve guardare alla Banca della Terra, a finanziare la Banca della Terra regionale e a finanziare i comuni che scelgono, dotandosi di uno strumento comunale di valorizzazione, le banche delle terre nei singoli comuni. Quantomeno mettono nel PSR come un capitolo del PSR, c'è ragione, Penso che ci possa essere proprio una linea di intervento, sì. Sì, diciamo, è un quindi intervento, sì.
se nazionalmente con Resto al Sud c'è una linea di intervento per finanziare la rimessa a patrimonio delle terre incolte. Ricordiamo che non sono solo le terre, ma anche gli edifici, gli immobili che sono su quelle terre che possono essere rimesse a valorizzazione. Io a questo punto farei un giro di interventi, domande ai nostri interlocutori tecnici, anche molto semplici, diciamo, per essere operativi rispetto alle cose che ci siamo detti, cioè agli strumenti di cui vi abbiamo parlato, che ripeto, vi stiamo mandando. Ripeto, il primo passo è la delibera di adesione che non ha costi dai comuni, per il comune al progetto Banca della Terra ANCI, in maniera che questo ci consente formalmente di assistervi, così come avete ascoltato, sta già avvenendo per alcuni dei vostri comuni. Ci sono domande sui temi che abbiamo messo a cuocere finora? Come Posso? no? Angelo. Sono assessore di Pereto, Angelo Penna. Ho avuto contatti sia con il dottor Prosperini, che ringrazio, sia con il dottor Andreassi, che ci ha, diciamo, supportato per far sì che i bandi già da noi predisposti per assegnare alcuni lotti incontrino un percorso più veloce presso gli uffici regionali. Un percorso che in questi ultimi 3 o 4 anni è stato di fatto andato a rallentatore. Mi spiego meglio. Noi abbiamo fatto un grosso recupero dei terreni. Abbiamo fatto un grosso recupero. Scusate, ma E benvenuto. Abbiamo fatto un grosso recupero per quanto riguarda i terreni demaniali. Li abbiamo messi per quanto riguarda quelli della montagna, monticazione e demonticazione. Per quanto riguarda invece i terreni cosiddetti seminativi, abbiamo predisposto dei bandi e naturalmente vi sarebbero stati dei vincoli regionali che avrebbero, diciamo, allungato ancora di più la vita di questi bandi. Ora, per quanto riguarda i terreni pubblici, non abbiamo problemi. Ringraziamo naturalmente l'apporto del dottor Andreassi, che è stato non solo utile, ma è stato essenziale. Abbiamo naturalmente fatto una delibera di giunta facendo riferimento ad alcune, diciamo, anche leggi regionali per poter velocizzare questo iter. Oggi stesso abbiamo con 4 bandi, con delibere di giunta, 4 bandi diretti inizialmente solo ai residenti, perché concordo con Berardinetti, bisogna dare impulso all'economia locale. E nel mese di se e naturalmente diciamo, i residenti non parteciperanno, una seconda battuta verrà aperto anche ai non residenti. Se dovessero restare delle terre incolte, si problemerà diversamente. La domanda mia, comunque, più specifica per quanto riguarda i terreni privati. Per quanto riguarda i terreni privati, io almeno sono 2 o 3 mesi che abbiamo fatto il bando per la manifestazione di interesse da parte di privati a cedere i terreni incolti. Al momento, forse anche per incapacità nostra, non discuto, però al momento nessuno ha aderito, forse c'è scarsa comunicazione da parte nostra, però ho l'impressione che ci sia prevalentemente una scarsa fiducia dei privati perché il privato si muove se vede un interesse. Il frazionamento fa sì che spesso l'interesse sia limitato. E quindi si preferisce lasciarli incolti perché se faccio il contratto per 10 anni, se chiedo, che ne so, 100 euro l'ettaro, andiamo avanti. Ecco, quindi
avrei la domanda mia è come si può operare per far sì che quali strumenti si hanno, quali strumenti vengono messi, diciamo, sono in essere per far sì che i privati vengano stimolati a cedere i loro terreni. Ti ringrazio. Grazie, Assessore Penna. Ci sono altri che vogliono intervenire, chiedere anche semplici informazioni, diciamo. Massimo, Sì, buonasera. scusami, Massimo, chiedo. buonasera. Ciao, ciao. Un attimo solo, Cassoli, c'è Castelvecchio, Calvisio. Grazie. Buonasera, quindi sono il sindaco di Castelvecchio Calvisio, per chi non mi conosce. Io da tempo effettivamente sentivo questa necessità. Quindi, quando ho visto che era stato organizzato un progetto del genere, sono stata veramente felice perché noi abbiamo tante terre abbandonate, perché ci sono delle persone anziane che sicuramente non hanno più la forza di poterle coltivare e quindi rimangono abbandonati, la ginestra prende possesso dei terreni e quindi effettivamente io sentivo proprio la necessità di partecipare a una iniziativa del genere e quindi sono ben contenta che appunto ci sia stata questa organizzazione. Noi abbiamo tra l'altro molti olivi, oliveti che stanno veramente, cioè delle piante secolari, è veramente un peccato vederli così abbandonati. Per cui ho visto anche dei ragazzi che potrebbero essere disponibili, anche io stavo provando a farli lavorare con una cooperativa di comunità, costituirci in cooperativa con Calascio, che è un paese che sta vicino a noi. Ora, anche io mi ponevo questo problema. Ok, facciamo appunto, vediamo quali sono i nostri terreni. Facciamo questa ricerca di quelli che sono comunali. Però la cosa difficile è, come diceva l'assessore Angelo Penna, convincere i privati a mettere a disposizione questi terreni. Io so che c'era un agricoltore al quale le persone avevano affidato questi terreni, però poi gli agricoltori chiaramente fanno così, delle coltivazioni che per loro sono comode in un certo senso, no? Fra virgolette, quindi mettono foraggio, per esempio, e quindi non c'è anche questo problema qui, perché non vengono fuori i nostri prodotti di nicchia, ma vengono coltivate in maniera più veloce e quindi poi si vende il foraggio, si mette tutto quanto appunto a prato, diciamo, e quindi viene a mancare questo aspetto dei nostri prodotti di nicchia, perché noi abbiamo dei locali che permetterebbero invece di farlo. Io da tempo sto pensando ad un grano proprio locale e ne ha informato anche Lorenzo Berardinetti, con il quale abbiamo avuto degli scambi e abbiamo fatto anche degli incontri in comune, valorizzando appunto la solina o altri grani locali. Poi un'altra difficoltà che abbiamo potrebbe essere quello appunto di ciò che il comune dovrebbe fare, perché no, i nostri piccoli comuni, come tutti sanno, hanno poco personale per poter, cioè già abbiamo un tecnico a scavalco con altri comuni che a malapena riesce a venire per le cose proprio indispensabili. Per cui il vostro aiuto veramente ci sarebbe essenziale. Come si può fare quindi per dare inizio? Ecco, se vogliamo un attimino riepilogare, come dare inizio appunto a queste attività dopo aver fatto la ricognizione dei terreni. Quindi, cioè per avere il vostro aiuto, cominciamo quindi con una delibera per poter dar seguito a questa iniziativa. Quindi possiamo fare una delibera di giunta, va bene questo che ho capito, e poi entrare quindi nella rete. Quindi con chi ci mettiamo in contatto, quindi successivamente, dopo aver fatto la delibera di giunta, in maniera
proprio precisa ed individuale? Guardi, sia Anci Abruzzo, ma poi abbiamo appunto Paolo Prosperini e la nostra e Simona Elmo, no? Dove l'ho capito. Che sono nelle slide che vi abbiamo mandato, ci sono sia il mio numero di telefono e il numero di telefono del dottor Prosperini. Quindi l'operatività successiva, quindi approfondire la situazione comunale rispetto al primo passo, diciamo, che è la delibera di adesione alla rete, quindi che tipo di censimento che in realtà c'è nel territorio, quali degli atti amministrativi che, come diceva Paolo prima, vi invitiamo ad andare ad approfondire sul sito, perché ci sono sia appunto delibere per le manifestazioni di interesse per i privati, quindi la tipologia di atti che volete mettere in campo. Però la prima chiacchierata, diciamo, può avvenire con i nostri esperti per impostare il lavoro del censimento, che è il passo successivo alla delibera nel vostro comune. Quindi voi siete, scusi, voi quindi siete disponibili a venire in loco, da quello che capisco. Se serve veniamo anche in loco, Covid sì. Permettendo. Diciamo. Covid permettendo, passerà anche questo periodo, si spera. Nel mio caso, se mi fa un invito come comune, per me è lavoro, quindi stando in Abruzzo posso anche venire a Castelvecchio. Va bene, lei sta chieti? No, io l'ufficio è all'Aquila, ma siamo in lockdown. Ah, meglio. Sono a Pescara, però sono operativo su tutta la regione, diciamo. Quando okay. Necessario. Va bene. Ok, va bene. Ringrazio. Ci è stato di buon esempio, ringrazio anche i sindaci che hanno portato la loro esperienza, perché in qualche modo questa cosa ci dà coraggio, in qualche modo. Cioè è un riscontro positivo. Voi che partecipate ai borghi autentici lo sapete, le reti hanno un grande valore. La valenza. È una rete di comuni, l'UNCEM è una rete di comuni che si occupa del tema della montagna. I borghi autentici, la valorizzazione, quando ci mettiamo insieme di solito qualcosa in più riusciamo a fare. Qualcosa stare. Viene fuori. Adesso la sindaca di Carsoli che ho bloccato, Venia Nazzaro. Ciao Venia. Ciao, buonasera a tutti, buonasera. Intanto grazie Massimo, grazie davvero per questa iniziativa, grazie per averci coinvolte. E in realtà avete già risposto a quelle che erano le mie domande. Io ecco, volevo chiedere proprio dal punto di vista operativo cosa bisognava fare. Quindi ecco, noi siamo, cioè annuncio, insomma, Carsoli sicuramente aderirà a questo progetto. Ecco, chiediamo sicuramente il vostro supporto che c'è, ci dovete sicuramente guidare passo passo. Quindi insomma, cominciamo con la delibera e poi vedremo il da farsi. Però grazie veramente, perché io credo che ecco, in questa epoca storica, non tanto in questo periodo, quindi non lo colleghiamo proprio al Covid, questa epoca storica credo che iniziative come queste siano fondamentali, anche per realtà come quella di Carsoli, che tendenzialmente, diciamo, negli ultimi anni, negli ultimi decenni, è legata più che altro allo sviluppo industriale, e invece si avverte negli ultimi anni proprio anche la necessità di ritornare a riscoprire anche lavori di una volta, a riscoprire le risorse proprio del territorio. Lo avvertiamo, insomma, anche sul territorio questa esigenza, soprattutto anche da parte dei giovani, e questo ci fa ben sperare, per cui credo che sia dovere proprio delle istituzioni fornire gli strumenti per poter agevolare il loro cammino. Quindi davvero grazie, insomma, un'iniziativa che ci piace. Grazie a tutti. Massimo, volevo completare la tua risposta dicendo che il suggerimento in questo momento, in cui appunto Covid permettendo, poi ci auguriamo anche noi di venire a trovarvi assolutamente in loco, però ci siamo attrezzati quantomeno per cominciare a distanza con attività desk, quantomeno la ricognizione sia documentale che dei terreni disponibili, cioè portiamoci avanti col lavoro.
E questo anche rispetto a quello che ci diceva l'assessore Penna per quanto riguarda i terreni privati. Assessore, non avete fatto nulla di sbagliato nella comunicazione. Quella manifestazione di interesse è un primo passo, un primo tentativo che suggeriamo di fare, che hanno fatto molti comuni, che hanno fatto anche alcune regioni all'avvio della Banca della Terra regionale. E purtroppo nei fatti non è che sia uno strumento molto efficace, infatti non ha mai dato grandi frutti. Infatti lo suggeriamo poiché è veramente veloce, è un tentativo che vale la pena fare, ma certo non è quello determinante. A quel punto studiamo insomma insieme, una volta individuati i terreni più interessanti, delle soluzioni da proporre. Quella delle reti fra proprietari privati, per esempio, vista la frammentazione dei terreni privati, le associazioni piccole associazioni fondiarie, oppure magari la partecipazione alla cooperativa di comunità conferendo il proprio terreno all'obiettivo comune, potrebbero essere delle soluzioni che però a quel punto richiedono un po' di azione di animazione e di confronto col territorio. Anche su quello vi supporteremo, speriamo di poterlo organizzare appunto passata l'emergenza. Quindi magari assessore e anche alle sindache che sono intervenute, anche rispetto ai terreni privati, vi diamo supporto per riuscire a livello desk a individuare questi terreni e cominciamo a completare il quadro conoscitivo, così da capire poi chi sollecitare, chi contattare, per cercare di coinvolgere anche i privati in questo piano di valorizzazione, organizzare delle occasioni di confronto, anche facendo delle proposte, magari inserendo nei contratti un qualche tipo di sostegno anche da parte del comune. Ma se riusciamo, vorrei mettere allo studio di Giovanni Andreassi, che ha fatto il sostegno all'assessore Penna, magari uno schema di contratto fra privati dove se il proprietario privato affida a dei giovani delle cooperative di giovani a canone calmierato, poi magari a un qualche tipo di sgravio dalle imposte locali che non sia troppo gravoso per il comune. Insomma, vediamo di proporre delle soluzioni anche tramite le cooperative, perché no? Perché magari appunto questi proprietari un po' più avanti con l'età, che scelgono una coltura un po' più comoda, se accettano di entrare in cooperativa e dare così un contributo magari anche invece per recuperare, grazie all'apporto dei giovani che sono in cooperativa, colture più interessanti per il territorio. Queste però sono proposte che dobbiamo fare al territorio, le dobbiamo fare strutturate con azioni di confronto, che speriamo di poter attivare presto, perché fa parte del tipo di supporto e delle fasi di attività che abbiamo. Purtroppo siamo rimasti bloccati, però nelle more sicuramente completare il quadro conoscitivo. Assessore Penna, se vuole, continuiamo il lavoro con i database che sono a disposizione dei comuni anche attraverso il servizio catasto. Completiamo intanto il quadro conoscitivo dei terreni privati, così sapremo chi contattare, chi sollecitare di proprietari privati, magari con proposte concrete a venire. Quindi comunque il lavoro da fare anche nelle more di venire a trovarvi c'è. Posso dire una cosa? Scusatemi se intervengo di nuovo, l'ultima volta. Molto semplicemente, come ha detto ora Simona, anzi ne dico tre rapide. Ovviamente non è che nel caso di Pereto è andata male la procedura, arrivederci, ragioniamo come sistemarla, questa è la prima. La seconda, per rispondere al sindaco di Castelvecchio, non appena la delibera ce la gira e ci cerchiamo reciprocamente per fissare un incontro di approfondimento. La terza, io non so se è ancora collegato perché il mio collegamento dà un po' cose strane, però prima c'era l'assessore, mi pare, di Silvi Valeriani, con il quale abbiamo iniziato un ragionamento. C'è, ha seguito lui. Un ragionamento ci sono. Molto ambizioso, che probabilmente vedrà i frutti fra un po' rispetto agli altri che sono molto più pratici.
Allora, se aveva voglia in 2 minuti, 3, insomma, di raccontarci qual era la sua idea, secondo me arricchisce il quadro delle opportunità di supporto che stiamo effettuando. Se ha voglia, assessore, ci fa piacere. Sì, buonasera a tutti, io ringrazio il dottor Prosperini per l'intervento. Sì, noi abbiamo fatto, cioè in realtà stiamo cercando, perché un po' di difficoltà ci sono, non peraltro per la situazione che viviamo, di unire insieme il progetto delle banche delle terre con un altro progetto che avevamo già avviato diverso tempo prima dell'inizio della pandemia, cioè quello di creare insieme al, noi ci siamo, abbiamo creato un distretto agricolo, riferendoci alla legge regionale, con un piano triennale, dove hanno aderito anche dei grandi gruppi imprenditoriali e dei grandi consorzi. Al dottor Prosperini ha inviato pure l'atto costitutivo e tutto, che appunto l'obiettivo era appunto quello di creare un connubio tra queste due operazioni, perché quella del distretto rurale che siamo andati a costituire, ripeto, il distretto rurale è stato già costituito, è stato preparato un piano triennale di intervento che è stato già inviato alla Regione Abruzzo, il quale ha già deliberato la validazione. Poi noi in una successiva fase avremmo dovuto fare un bando per coinvolgere degli operatori agricoli per avviare questo progetto, che adesso non entro nel tecnico del progetto, anche perché è passato un po' di tempo, perché diciamo poi è scoppiata la pandemia, e in accordo anche con l'altro comune costituente, cioè Monte Silvano, abbiamo deciso un attimo di congelare, perché le imprese agricole del territorio sono risultate praticamente ferme dalla pandemia. Infatti anche da colloqui informali non c'era in quel momento un largo interesse a partecipare. Adesso, sperando che le cose migliorino, poi c'è stato l'interessamento a questo progetto Sibater, così noi abbiamo preso la palla al balzo per cercare di unire questi progetti per andare in qualcosa di più ambizioso, perché comunque le cose possono essere appunto messe in rete, perché se da una parte con un distretto rurale andiamo a valorizzare quelle che sono le risorse dell'entroterra, con il progetto della Banca delle Terre Sibater potevamo cercare di andare a dare un ulteriore, diciamo, impulso a quelle realtà che si trovano appunto queste terre incolte. Noi siamo ancora in fase di fare questo censimento, perché come avevo interfacciato con Prosperini, come terre pubbliche abbiamo poco, ma come terre private dobbiamo fare procedere ad una selezione diversa, fare un bando e vediamo chi rispondere, e oltretutto operare noi per conoscenze, diciamo cercando di andare proprio a prendere i possibili interessati personalmente, perché non è, soprattutto in questo momento c'è un po' di, diciamo, scarso interesse, però noi siamo fiduciosi che le cose potranno ripartire, anzi probabilmente, da, come diceva prima qualcuno, da questa, diciamo, disastro, questo dramma, probabilmente ci sarà una ripresa. E questo è un progetto ambizioso, noi, ripeto, abbiamo già fatto una costituzione di questo distretto rurale, che è un ente giuridico che poi si è già avuto il riconoscimento della Regione Abruzzo, lo abbiamo creato con il Comune Silvano, coinvolto le università, grandi cooperative, grandi imprese del settore, appunto per dare un input e per valorizzare quello che poi è la caratteristica principale dei nostri territori. Noi abbiamo dei territori bellissimi, abbiamo dei prodotti enogastronomici che devono soltanto forse essere pubblicizzati di più, quindi poi si rientra anche in un discorso di promozione turistica. Proprio ieri, l'altro ieri, ho partecipato
anche ad un altro convegno con un GAL Terre Verdi Teramane, di cui noi siamo anche aderenti, dove stanno partendo anche dei progetti molto simili di valorizzazione del territorio. Io penso che l'Abruzzo possa e debba cavalcare questi obiettivi e forse creare anche rete. Adesso noi siamo partiti con Montesilvano, ripeto, ma l'obiettivo era quello di coinvolgere anche altre realtà, e di base abbiamo già pronto il progetto per la parte della pesca, perché questo era per la parte delle terre. Poi ripeto, prima avete parlato delle piccole cooperative di comunità, è stato un processo un po' lungo noi a Silvi, ma il mese scorso si è stata costituita una cooperativa di comunità in collaborazione con la Confcooperative, di cui io e il sindaco, che prima si era collegato ma era in viaggio, ha contribuito proprio personalmente, andando a spungolare, cercare di convincere i vari pescatori, perché è chiaro che se non si fa rete i territori non crescono, e ce lo dice la storia. Io sono stato breve, e se posso dare un altro contributo volentieri, altrimenti ricevo la parola al dottor Prosperini. Io, assessore, invece approfitto per chiederle, a questo punto, per invitarla formalmente, come farà il sindaco Berardinetti, non so se l'ha già fatto, a rilasciare un'intervista che vada in questa direzione, da poter pubblicare sul sito Sibater, così ci può raccontare la sua esperienza nel percorso sia di costituzione del distretto rurale che della cooperativa di comunità. Ci farebbe molto piacere dare voce a un'esperienza del genere, proprio perché riteniamo che fare rete e dare il buon esempio è sempre ottimo, e ci fa piacere ospitare naturalmente degli amministratori in queste interviste, che hanno riguardato testimoni privilegiati di estrazione diversa, ma è chiaro che ospitare degli amministratori, degli assessori, dei sindaci, come il sindaco Berardinetti, che ci raccontino in prima persona, che raccontino ad altri amministratori che si può fare, per noi è importante. Accetto l'invito, poi mi sento anche con il sindaco, ci fate sapere quando, dove, in che modalità. Noi più che altro reperiamo un po' di materiali, perché le cose che si seguono sono tante, quindi è sempre meglio. Noi, anche sia per la cooperativa di comunità che per il distretto rurale, in realtà lo abbiamo fatto, ma poi ci siamo fermati anche con la fase di promozione, sempre per le motivazioni, mentre la cooperativa di comunità è andata già sui giornali e si stampa recentemente. Sicuramente adesso intanto hanno fatto la costituzione e tutto, e dico che soprattutto con i pescatori che vengono da una realtà, rete, tutte queste cose sono un po' difficili da farli cooperare. Non è stato facilissimo, ma non è impossibile, insomma. Ci si può provare, e poi sono convintissimo che poi nascano delle cose buone, di sicuro. Molto interessante, grazie. Io penso che l'idea del distretto rurale è bellissima, perché proprio cooperare anche con le scuole a questo punto si può, no? Con l'università, ma anche con le scuole superiori, quelle di agricoltura. Quindi adesso forse Silvi si è rivolta ai pescatori, forse è un po' più difficile farlo con i pescatori, però penso che anche per altre culture, per altre colture, possa essere veramente importante. Poi ci racconta come si fa. Va bene? Grazie. Grazie. Ci sono altri comuni che non hanno parlato, che vogliono dire qualcosa? Ripeto, anche semplici domande, informazioni. Per quanto riguarda l'inserimento dei privati, quali possono essere le tempistiche per avere i terreni dei privati, per esempio? Per quanto tempo si possono avere? Bisogna studiare un po' la situazione del posto, forse.
e che cosa si può dare in cambio eventualmente per poterli incoraggiare. Forse chi non può coltivare più la terra può avere in cambio, non lo so, nel caso degli oliveti può avere l'olio, nel caso forse possono far comodo anche i prodotti poi della terra come pagamento, non so. Allora, i contratti di diritto privato, velocemente, i terreni di diritto privato seguono i contratti, sono contratti di diritto privato, poi quelli che si formalizzano sì. Rispetto ai terreni privati, quindi chiaramente c'è tutto lo spazio possibile alla fantasia. Per poter affrontare. Però proprio nella direzione diceva lei, per questo dicevo, magari per i più riottosi o i più anziani, proporre la formula o dell'associazione fondiaria o della cooperativa nel contesto della quale si creano questi scambi che lei diceva, o semplicemente favorire dei contratti di diritto privato che prevedano scambi di questo tipo, perché no? Però appunto bisogna andare caso per caso, quello che dicevo all'assessore Penna, ha fatto il primo tentativo e come diceva l'assessore Di Silvi, giustamente a quel punto probabilmente bisogna andare porta a porta a capire sì, sì. Quali sono gli interessi e i fabbisogni e poi studiare insieme. Se si riesce, certo, trattandosi di piccoli appezzamenti, di piccoli proprietari, alcuni anche anziani, anche lì andare nella direzione della rete, della cooperativa, dell'associazione è sicuramente la strada più percorribile. Per ora, se riuscite a fare un quadro, già è qualcosa. Per esempio in Puglia con un sindaco, col sindaco di Caprarica di Lecce, abbiamo ricostruito il quadro di tre importanti ruderi che erano archeologia industriale per la coltivazione, per la produzione del tabacco, e per ciascuno dei ruderi, che in realtà ruderi erano dei veri e propri complessi, abbiamo studiato tre strade specifiche proprio col dottor Andreassi che citava l'assessore Penna. Lì purtroppo bisogna andare caso per caso, e se si trova comunque una soluzione nella cooperazione, nell'associazione fondiaria, sicuramente meglio. Il comune si può fare da facilitatore in questo caso, la strada è quella chiaramente del diritto privato, quindi quando noi diciamo che abbiamo individuato delle procedure per acquisire nel piano di valorizzazione del comune terreni privati senza espropriare, ci riferiamo a quei terreni privati di cui non si riesca a contattare l'ultimo proprietario noto, i cosiddetti proprietari silenti. In quel caso abbiamo individuato una procedura utile che senza espropriazione consente al comune di utilizzare il terreno, come diceva Paolo, senza andare incontro a contenziosi amministrativi e grossi rischi in termini appunto di bilancio nel caso di ricorso si rimanifestasse il proprietario privato. Dove il proprietario privato è noto, presente e vigile, chiaramente bisogna lavorarci. Su questo, diciamo, aggiungo solo che il censimento e quindi la banca della terra, diciamo, è uno strumento che resta in vita, cioè non è dato per sempre. Ogni 6 mesi può essere riproposto un avviso per manifestazione di interesse, per conferimento, e in quei 6 mesi si può fare un lavoro, nel senso che non dobbiamo aspettare di aver convinto tutti per far partire lo strumento, diciamo. Ogni 6 mesi può essere riaperto la manifestazione di interesse e attraverso questo meccanismo conferire i terreni. Mi pare importante, specie nella nostra realtà, questo lavoro fatto dal gruppo nazionale sulle proprietà silenti, cioè quelle terre di cui non si conosce l'ultima proprietà, per poterle mettere a produzione, così come si tratta di far capire al privato che il conferimento alla banca della terra comunale non produce un esproprio, diciamo, ne resta il titolare, perché poi la messa a cultura dipende dal contratto privato che deciderà, o le altre forme che Simona ha bene spiegato deciderà di attivare. Quindi si tratta solo di far sapere
attraverso la banca della terra comunale, che quel terreno è a disposizione se qualcuno volesse metterlo a reddito, lo volesse utilizzare per fare degli interventi. Quindi diciamo è un lavoro di persuasione, di chiarimento, che però ha bisogno che ci sia lo strumento. Se il comune non si dota del censimento, questo tipo di lavoro, specie nei privati, è difficilissimo farlo. Diciamo. Oggi un comune, se ha un pezzo di terra, può già autonomamente decidere di metterlo a bando e chiedere un modo di valorizzazione. Però avere un pacchetto, diciamo, uno strumento vero e proprio amministrativo che integra i due livelli, pubblico e privato, credo che sia un fatto importante, così come sono importanti gli spunti di questa sera che ci sono venuti dal distretto rurale, al rapporto con le cooperative di comunità, alle cose che ci ha detto Lorenzo Berardinetti rispetto alla integrazione con la Banca della Terra regionale e le cose che ci siamo detti, ripeto, sulla possibilità di ragionare con Regione Abruzzo sul nuovo PSR, sul piano di sviluppo agricolo regionale. Se non ci sono altri, io vi ricorderei, questa mattina avete nelle mail del comune la bozza di delibera, quindi l'adesione alla prima giunta e ce la trasferite, questo ci attiva il meccanismo di non è assistenza tecnica, mi scuso con Paolo Prosperini, il termine non è corretto, diciamo, è di sostegno e aiuto alla capacità amministrativa dei nostri comuni che ANCI farà. Vi ricordo che il 29 faremo questa giornata sugli usi civici col dottor Andreassi, che avete sentito ha lavorato sul comune di Pereto, che è uno degli esperti nazionali che ha lavorato su questo tema degli usi civici, quindi affronteremo questo tema molto sentito nei comuni abruzzesi per la messa anch'esso a regime, a produzione nel lavoro dei comuni in relazione alla Banca della Terra. Appena ci inviate la delibera sarete contattati per ragionare sul tipo di valorizzazione, passaggio al censimento, che tipo di attività di manifestazioni di interesse volete attivare nel vostro territorio, il rapporto con i privati e così via, le cose che ci siamo detti questa sera. E anche, ricordo per ultimo, ma non è l'ultima cosa, le idee. Berardinetti ci ha raccontato del Castagneto, Salerno ci ha raccontato del Prugnolo e di quell'olivo particolare e così via. Ogni territorio ha delle peculiarità, diciamo, che può pensare di rimettere in moto, diciamo, attraverso lo strumento Banca della Terra. Quindi vi invitiamo a ragionarci nel frattempo, diciamo, che intercorre tra la delibera e il nuovo contatto per attivare il lavoro sulla Banca della Terra. Non so se Segretario Capelli vuole dire... Raffaella Coccione. Coccione, buonasera, sono l'assessore di Poggiofiorito, un piccolo comune della provincia di Chieti. Infatti è la prima volta che partecipo, stavo ascoltando, il mio comune ha provveduto a fare la delibera a maggio addirittura, il 22 maggio 2020. Quindi volevo sapere un pochino quali potevano essere le varie fasi che dobbiamo affrontare. Il problema principale, come ho già sentito da altri colleghi, da altri sindaci, è proprio la mancanza adeguata nei piccoli comuni di uno specifico tecnico. Noi abbiamo un tecnico comunale interinale, quindi sono pochissime ore. Il problema subentra al momento che dobbiamo fare questa mappatura dei terreni. Quindi è una ricognizione che da noi è anche facile da fare, perché la nostra è una comunità prettamente contadina, siamo un paese viticolo, quindi ci sono pochissimi terreni incolti, diciamo così.
A me interesserebbe sapere principalmente tutte le fasi che dobbiamo seguire, visto che, ripeto, abbiamo la delibera fatta a maggio. Tutto qua. Massimo, rispondo io, perché in realtà avevo parlato molto col sindaco e poi eravamo rimasti, e chiedo scusa all'assessore, che il sindaco mi chiamava lui prima dell'estate o subito dopo l'estate, e poi mi è sfuggita dal radar Poggio Fiorito, e quindi chiedo scusa. Mi scuso se intervengo, siccome sulla delibera sono io la referente, a volte il sindaco si dimentica anche di ricordarsi di avvisarmi. Tutto. No, semplicemente la ringrazio, perché quando mi riguardo le cose nella colonna di Poggio Fiorito c'era scritto attendo telefonata del sindaco, per cui mi ero concentrato su altre cose. Se possiamo recuperare, se mi lascia un suo recapito per le vie brevi, la contatto, e già da prossima settimana facciamo un incontro sul fabbisogno. Le chiedo scusa, ma mi è proprio sfuggito. Di solito li controllo tutti, i 50 e passa comuni, ma qualcheduno, ammetto, mi è sfuggito. Dottoressa Coccione, se vuole, assessore, lasciare sulla chat a Prosperini il suo telefono, magari così gli è più facile poi ricontattarla. Comunque io ho la sua mail, quindi la trasferisco anche a Prosperini. A beneficio degli amici di Borghi Autentici, in questa riunione hanno partecipato due comuni, non so se Poggio Fiorito faccia parte del gruppo, perché noi abbiamo pubblicato anche sul sito di ANCI Abruzzo l'iniziativa, quindi ci sono state due iscrizioni, diciamo, di comuni credo che non facciano parte, Schiavi d'Abruzzo e Poggio Fiorito, che non siano dell'associazione Borghi Autentici, ma è l'occasione per far conoscere anche il vostro lavoro. Ripeto, segretario Capelli, se vuole dire qualcosa in conclusione. Sì. Prego. Ma questo aspetto dell'adesione di Colle Fiorito e l'altro comune per noi non rappresenta alcun problema, nel senso che, come sanno tutti, Borghi Autentici è un'associazione inclusiva, non esclusiva. Cioè, nel senso che la nostra filosofia di azione è quella di lavorare con tutti coloro che hanno buona volontà per migliorare il territorio e aumentare la qualità della vita delle comunità. Tant'è che in diversi progetti che abbiamo fatto recentemente, come Alfredo Salerno sa, addirittura in un progetto di Chieti dove è coinvolto lui, sono più i comuni non aderenti a Borghi Autentici che quelli aderenti a Borghi Autentici. E il progetto l'abbiamo curato completamente noi. Quindi per noi non è un problema. Ciò detto, io sono molto soddisfatto di questo incontro, perché credo che ci siano le condizioni per fare un lavoro importante, non solo in prospettiva del nuovo PSR, ma soprattutto, quello che dicevo all'inizio, di dar vita a un sistema di protagonisti locali che valorizzano la cultura del bene comune, perché i terreni abbandonati o sottoutilizzati sono bene comune per la comunità e per il nostro paese, al fine di restituire un percorso di valorizzazione sostenibile a favore dell'economia dell'ambiente. Sono molto d'accordo con il ragionamento che ha fatto Lorenzo Verardinetti e credo che noi ora, per quanto possiamo fare come associazione, noi siamo completamente disponibili
a supportare il progetto nelle varie forme e con le risorse che ci chiederete. Potete contare sulla nostra segreteria, la Marzia, che è in collegamento, oltre che la Natalia, che credo sia ancora, che è ancora in collegamento. Ecco. Quindi grazie dell'invito, grazie di questa occasione e auguri per il lavoro prossimo che ci attende. Grazie segretario. Bene, se non c'è, ci sono altri, credo che le due ore da videoconferenza le abbiamo fatte. Buona serata a tutti. E ci vediamo il 29 sugli usi civici, vi arriva la mail di informazione, quindi chi è interessato, ma credo che lo siete quasi tutti, e quindi il 29 nuovo appuntamento sul progetto. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie, buonasera.